Buongiorno cari amici e care amiche, rieccomi ritornata. Come state? Mi auguro che stiate tutti bene, noi stiamo andando benino. Ieri c'è stata la prima uscita della mia mamma, siamo andati al cimitero a trovare il mio papà e poi ha voluto andare a fare una piccola spesa. Direi che stiamo andando abbastanza bene, ci vuole molta molta pazienza, io purtroppo non ho pazienza, non è una mia dote in qualsiasi campo, quindi va bene, andiamo avanti così, ogni giorno un piccolo passettino. Ha ricominciato ad aver voglia o comunque a sforzarsi di cucinare, anche se poi magari quando preparo le cose io ne faccio sempre in abbondanza, gliele porto, poi vado a trovarla. E oggi, è uno dei primi pomeriggi dopo 2 mesi che riesco a stare a casa tutto il pomeriggio. Sono passata da lei quando sono uscita dal lavoro, va tutto bene e quindi cerchiamo di ritrovare una piccola normalità. Oggi video unboxing oppure video acquisti, dopo essere andata a fili senza tempo. Purtroppo non sono riuscita a farlo prima perché fili senza tempo è stato praticamente 2 giorni prima che la mia mamma andasse in ospedale. Ho ritirato fuori dalla borsa oggi quello che avevo comprato perché davvero sono stati 2 mesi intensissimi, faticosi, sia a livello psicologico ma proprio anche a livello organizzativo. Andare a fare la spesa in farmacia, cambia il dottore, vai a prenotare le visite perché poi sono quelle urgenti e non si possono prenotare online. Insomma, tutta una serie di cose che chi c'è già passato sa benissimo com'è. Ma oggi sono qui e vi racconterò della mia esperienza a fili senza tempo, che si è svolta, se non mi ricordo male, il 23 e il 24 di settembre o giù di lì. Allora, sono andata con due delle mie amiche del gruppo di Ricamo, comunque del gruppo creativo che ci si trova al venerdì sera, più la figlia di una delle due amiche. Ed è stata una giornata veramente molto molto piacevole, anche perché sono riuscita ad incontrare una persona che è Fabrizia Trovati. Pensate, ci conosciamo da 10 anni virtualmente e così inaspettatamente ho scoperto che lei aveva uno stand a fili senza tempo e quindi ci siamo abbracciate, abbiamo proprio fatto due chiacchiere perché anche noi, vabbè, giravamo appunto la mostra. Se non mi interrompe il telefono, mi interrompe il Mattia, ma va bene lo stesso. E quindi vi stavo dicendo, ci siamo potute abbracciare, abbiamo fatto due chiacchiere veloci e poi io ho continuato insieme alle mie amiche gli acquisti e la visita alla mostra. Fili senza tempo si è svolta come ormai da qualche anno in provincia di Modena, a Formigine, non mi ricordavo più. Si è svolta all'oratorio parrocchiale San Giovanni Bosco e è stata davvero una bellissima esperienza, soprattutto perché era tanti anni che non partecipavo a una mostra del genere. Sono andata forse a una delle primissime edizioni e poi dopo non sono più andata. Queste meravigliose creazioni, sia punto croce, sia di cucito, poche di cucito, ma comunque creazioni con inserimenti di punto croce, quindi borsettine, cuscini, coperte, davvero uno splendore per gli occhi. Ti viene voglia di fare tutto, come a qualsiasi mostra una creativa, chiaramente quando va, acquista. E poi magari ci saranno delle cose che non farò mai, ma sono stata contentissima. I primi acquisti e regali che vi mostro sono proprio quelli di Fabrizia e volevo anche mostrarvi questo piccolissimo gioiello che mi è stato regalato da Sabina, scusate, Sabina Bedin, che è un'altra amica che ho perso un po' di vista dal punto di vista dei contatti, ma che ci seguiamo vicendevolmente sui social. Lei è bravissima a ricamare e questo ricamo, che fa parte di uno schema proprio di Fabrizia Trovati, che in arte si chiama, aspettate che me lo sono segnato,
Eccoci qui, me l'ero scritta, ma poi mi sono dimenticata. Allora, Fabrizia, trovati in arte The Queen Bee Handmade, bee, quindi penso la regina delle api, handmade. Fabrizia, se mi stai ascoltando, dimmi di sì o dimmi di no. Questo appunto, vi dicevo, era una piccola parte di un suo schema e io proprio nel 2013 lo avevo così pubblicato su Facebook. È fatto a un filo, cioè, scusatemi, ma guardate che meraviglia. Sabina, sei bravissima. E vi metterò poi i canali e tutti i riferimenti social di queste due mie amiche, così potete anche voi lustrarvi gli occhi e godere veramente di queste piccole chicche, di questi gioiellini stupendi, ricamati e non solo. Cosa mi ha regalato Fabrizia? Mi ha regalato questo splendido, qui c'è un pezzettino che avanza giù, questo splendido, non mi vengono le parole oggi, portadi, punta spilli, che possiamo utilizzare in due modi, o ci infiliamo il nostro spillino, se vogliamo. Così, vedete c'è poi il gancetto per appenderlo, ma poi vi faccio vedere dove lo appendiamo. Oppure è calamitato. Aspettate, che qua, eccolo qui, poi pesa, eccolo qui. C'è una calamita all'interno e trovo che sia meraviglioso in questo piccolo stampo da muffin, da piccola pasticceria, neanche mini muffin. Stupendo, veramente stupendo. Quindi grazie Fabrizia, mi spiace di non aver fatto questo video prima, ma lo stato contingente della situazione non me l'ha permesso. E poi però ho dovuto acquistare non un ricamo, ma una cosa meravigliosa, cioè lei è bravissima a creare degli schemi appunto croce, ma io trovo che le sue creazioni migliori siano questi gioielli, queste piccole chicche, piccoli tesori che lei crea. Li crea, poi vedrete quando sicuramente andrete a vedere il suo profilo, con delle stampe, con delle piccoli rimasugli di vecchie mercerie, quindi uno stile molto vintage, con dei quadrotti piccolini all'uncinetto. Sono stupendi, 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 e io questo me lo sono voluta comprare. Allora, da una parte abbiamo così la spillettina, il bottoncino, il merlettino, e dietro abbiamo la stoffa, questa stoffa vintage davvero, davvero stupenda. E questa è stata la prima bellissima sorpresa, il primo bellissimo incontro che ho fatto. Mi ha fatto davvero molto, molto piacere abbracciarla. Queste amicizie che nascono virtuali, comunque. Non con tutti, ma con alcune persone c'è questo feeling, c'è questa empatia che anche se non ci si sente magari per tanto tempo, quando poi ci si incontra e così ci si conosce, è come se ci conoscessimo da sempre, come se fossimo delle vicine di casa o delle amiche che si trovano una volta ogni tanto a ricamare insieme. Mi ha fatto veramente molto molto piacere incontrare Fabrizia e la ringrazio per il suo bellissimo dono, oltre che per queste meraviglie che crea. C'erano veramente tantissimi schemi a punto croce. Io ho comprato qualcosa anche se non ne avevo bisogno, ma di cosa ho bisogno? Di nulla, però le cose sono lì, sono belle e ci piacciono. Allora, sono passata dallo stand di Nikki Creation, che mi piace sempre tanto, è una designer che conosco da sempre, mi piace il suo stile, è un po' primitive. E ho comprato questi due schemini. Uno è Christmas Garden, che spero di riuscire prima o poi a realizzare, e Buttons, scusate, sapete che l'inglese è sempre il mio forte, Buttons Girl, e anche questo mi piace molto, molto. Bellissime, come sempre, tutte le sue creazioni. Nikki Creation è una donna gentilissima, molto carina, molto raffinata. Molto pacata, mi piace davvero, davvero tanto. Vabbè, questo lo rimettiamo dentro.
diciamo, finiamo tutto quello che è punto croce. Poi sono passata nello stand di My Fanny, che è una designer che io non conoscevo o comunque ho conosciuto praticamente in questi ultimi mesi, seguendola poi su Instagram e sui social, andando a vedere il suo negozietto Etsy. E ho trovato davvero il suo stile molto gioioso, molto carino. Ho preso dei ricami di Natale, che ovviamente farò per il Natale dell'anno prossimo, perché vabbè, è così. Allora, voglio togliervelo dalla plastica perché se no si vede il riflesso. Guardate anche con che cura è stato creato il pattern, veramente molto molto bello. Non vi faccio vedere ovviamente l'interno perché c'è lo schema, ma penso di poter farvi vedere la fotografia di queste tre sfere natalizie, molto molto carine. Ho già anche pensato a come farle, ma ci penseremo più avanti. E guardate che bella, c'è la cura, c'è il traforino lì, lo sverlo sotto con questo fiocchettino natalizio. Questo si chiama, se ci vedo, The Christmas Ornaments 2, perché poi ce n'è anche un'altra serie molto 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 carino. Poi ho visto dei babbi Natale molto bellini con dei cagnolini, ma siccome nella mia famiglia era anche appena arrivata Minù, che adesso sta dormendo sulla poltrona perché ieri ha fatto l'operazione per la sterilizzazione. Ieri era bella vispa, ma oggi invece è completamente a terra, povera cucciola. Ho preso questo Santa Collection 5 con due bei cagnolotti addobbati con tutti gli addobbi di Natale. Lo trovo veramente veramente molto molto bello. Ma per non far torto a nessuno, siccome c'è anche un gattino in questa casa, ho preso anche quello della serie dei gatti, che si chiama Santa Collection 4. Ce ne sono tantissimi di questi babbi Natale di questa serie, sono davvero tutti molto molto belli e pian piano li prenderemo. Quelli che però più mi piacevano per quest'anno, che poi non sarà quest'anno perché ho perso tra virgolette tempo, è questo con i gattini. E quindi cane e gatto sono stati accontentati. Scusate, poi scusatemi, ho visitato lo stand di Gabriella Molinari, la signora Gabriella Molinari, che è una donna splendida, piena di verve, elegante, pratica. Ci sono di quelle stoffe meravigliose sia per arredamento da casa, sia per il ricamo. Lei ha sia un sito web che un negozio fisico e ci sono degli complementi per la casa di stoffe bellissime, proprio piumini, tovaglie, sia già confezionate che le stoffe. È veramente un negozio che se fosse davvero qui a Lecco, per me sarebbe veramente molto molto pericoloso. E tra le tante cose scelte, poi mi è stata consigliata dalle mie due amiche, da Marta e da Elena, che loro hanno già acquistato da questa signora, si sono trovate sempre benissimo. C'erano questi rotoli di lino o misto lino, non saprei dirvelo, questo color naturale con la striscia nera. E io me ne sono presa un pezzo perché ci vorrei fare delle borse, vedete, è bello grande, delle borse ricamate o a punto croce, ma probabilmente a ricamo tradizionale. Ho trovato degli schemi di dandelion o di, come si chiama in italiano, quello che, il soffione, il dente di leone, che penso una delle erbe spontanee che io amo di più e che mi piace di più, e se mai farò un tatuaggio nella mia vita e ho intenzione di farlo, mi farò proprio un soffione con tutti i petalini che volano via, e so già anche dove farmelo, devo solo trovare il coraggio di farlo. Quindi l'ho presa di questo colore con la striscia nera, come vedete, una bellissima stoffa, e poi l'ho presa rossa. Che a dirvi la verità è bella sia anche per fare la borsa, ma perché no anche un runner da tavolo. Adesso ci penserò. Guardate che bella che
davvero molto 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 bella. Io sono rimasta colpita veramente dall'energia di questa donna. Se la seguite su Instagram, fa anche delle dirette, è spettacolare, veramente spettacolare. Passando poi a di punto croce, penso di non avere più niente. Passando poi al ricamo classico, era da un po' che puntavo questa ragazza, Elisabetta Sforza. Io non so se voi la conoscete, ma secondo me è un'artista. Ho preso questo libro. Vi faccio vedere velocemente le meraviglie che lei crea, ma proprio veramente. Per esempio, questa è di Elena o di Eli. È spettacolare. Lei, guardatecelo, potete soltanto vedere dalla fotografia di questo libro. Guardate la precisione, sembrano dipinti. Io, amo da sempre il ricamo classico, ma soprattutto chi lo sa eseguire con precisione, non io, e anche con una nuova visione del ricamo classico. Lei fa di quelle cose stupende. Queste spighette c'erano, cioè, veramente, ma guardate che belle. E quindi io sono rimasta ammagliata, la seguo sui social. E proprio mentre eravamo lì abbiamo chiesto due o tre spiegazioni per dei punti che volevamo provare ad eseguire e lei è stata carinissima, cioè è rimasta lì un quarto d'ora con noi, ci ha consigliato l'ago, che poi siamo andati a comprare nell'altro stand, ci ha consigliato come fare, come tirare il filo, come tenere. Ora, chiaramente dopo 2 mesi, sì, mi ricordo, lei ci ha detto assolutamente se c'era qualche problema di scrivergli che ci avrebbe aiutato per quello che era possibile. L'ho trovata una donna elegante, raffinata, gentile, che ha la voglia di condividere l'arte, non di non far capire, di non far vedere, ma non nascondiamo, no, assolutamente, con questa voglia di condividere la passione, l'amore per il ricamo, che secondo me non è una cosa che hanno tutti. Ed è stata veramente un bellissimo incontro, una bellissima persona e soprattutto lei fa dei ricami meravigliosi, veramente meravigliosi. E questo è il suo primo libro, ce ne sono degli altri e sicuramente pian piano li comprerò, anche se non ricamerò magari mai queste cose perché sono magari troppo alte per me, ma solo la bellezza di guardare, di poter ammirare queste meraviglie, secondo me la spesa la vale tutta. Poi vabbè, questo libro dove ci sono tanti schemi e tanti ricami costa 12 euro, quindi direi anche una spesa che si può sostenere. E sempre da lei ho preso questo piccolo che anche qui farò l'anno prossimo, perché qua mi è partito, 2 mesi sono partiti e adesso sto facendo i regali di Natale, pochi regali di Natale che sto facendo a maglia e qualche lavoretto per il gruppo missionario, se riesco, che poi vi farò vedere in un prossimo video, ma vabbè. Quest'anno è andata così. E ho preso questi due addobbi natalizi che qui sono belli, ma davvero, credetemi, fatti da Elisabetta, sono dei piccoli capolavori. Questo cuoricino e poi lo schema con l'alberello e il pettirosso, pettirosso, sì, pettirosso. Sono davvero meravigliosi. Bellissimi, spero si vedano bene. Vi faccio rivedere anche questo perché ogni tanto eccolo lì, se lo avvicino ed è il colore giusto. Sono veramente bellissimi, io rimango sempre incantata. Ma poi mi sono avvicinata anche a degli stand francesi, che la cosa che mi dà un pochino fastidio, e qui lo dico, perché tanto non ci sarà nessuna designer francese che mi segue, è che queste bravissime designer vengono in Italia, ma quando si tratta di parlare in italiano non c'è verso. No. Quindi cercare di capire e di farmi capire per chiedergli delle spiegazioni, insomma, diventa imbarazzante e poi alla fine, insomma, se uno non capisce quello che sta chiedendo, lascia anche perdere. Vabbè, ho comprato questo schema che qua lo vedete così, ma visto dal vero era veramente stupendo. Se riesco a trovare la fotografia che ho fatto alla borsetta, perché mi ha dato il permesso di poterla fotografare, perché qui dentro manco c'è una foto. Era una piccola borsettina di lino grezzo,
Con questo ricamo che qui probabilmente non vi dirà nulla, ma vi metterò poi la fotografia, devo andare a ricercarla. Non c'è stoffa, non c'è nulla, c'è il semplice nudo e crudo schema, ok? E poi ho preso la stoffa per foderarla o per fare comunque l'interno o il dietro della borsettina, ma poi capirete, vi farò vedere le fotografie. Quindi sì, sono contenta perché mi piacciono, perché lavorano molto bene e poi però appunto rimango sempre un po' così, un po' basita. Qui invece in questo c'è l'ago, solo lo apro con voi. Ho preso questo schema perché le stelle alpine, queste sono stelle alpine, erano il fiore preferito del mio papà e quando l'ho visto mi è proprio venuto in mente lui e mi è piaciuto. Qui in questo kit c'è già il filato da poter utilizzare, il ricamo piccolino già su lino con questo disegno che poi quando si laverà sparirà e questo è lo schema, molto molto bello, mi piacerebbe appenderlo appunto in un telaio rotondo e questa designer è Charlene Segala o Segala, vabbè, cognome un po' così, però e lei si chiama così, mica colpa mia. Guardate che bello. Bello, mi piace. Mi piace proprio tanto. Oddio, lei mi ha detto che erano stelle alpine. Sì, potrebbero essere. Vabbè, comunque a me hanno ricordato le stelle alpine, a lei ho chiesto se erano stelle alpine, mi ha risposto di sì, se sono margherite bianche. Yafem nabe istess, le facciamo andare bene lo stesso. E direi che come ricami ho finito, ma nell'altra ala della mostra c'erano vari stand, diciamo un po' distaccati dal ricamo, stand comunque creativi, di creazioni. C'era uno stand con della lana tinta a mano, poi c'era uno stand con delle cornici, con dei bottoni di ceramica stupendi, ma lì non mi sono lasciata tentare perché sono belli da vedere, ma devo anche pensare al progetto, quindi finché non ha un progetto, scegliere poi questi bottoni stupendi e meravigliosi. Insomma, così non ho comprato nulla. C'era invece uno stand con le scatole fatte a mano col cartone, diciamo, cartonaggio, ecco. Io mi sono anni fa avvicinata al cartonaggio, ma non avendo le basi, insomma, non è che mi erano venute delle cose bellissime, non brutte, ma neanche belle. Quindi lì ho preso due libri in questo stand che era lo stand della signora Paola Paglierani, anche lei è molto gentile, anche lei ci ha detto qualsiasi cosa noi avessimo bisogno. Sto guardando, ah ok, perché ho comprato anche gli aghi da materassaio per cucire, sì, vedete, sono questi aghi speciali che io non sapevo neanche esistessero, ma mi hanno detto che serve per cucire all'interno delle scatole, devo ancora vedere. Per fortuna le mie due amiche, o meglio una delle due amiche che mi ha accompagnato, ha già fatto questa tipologia di scatola, quindi mi insegnerà lei. E sono rimasta colpita da questa, vabbè, le scatole sono tutte belle, a parte secondo me un po' le fantasie che vabbè a mio parere lasciano un po' a desiderare, ma la costruzione delle scatole è veramente molto molto carina. Adesso vi faccio vedere se c'è una fotografia. Per esempio, questa la trovo molto molto originale, no? Grande così. E anche la grafica del libro mi sembra un po' vecchiotta, però vabbè. E poi qua c'è l'esplosione della scatola, molto carina. La scatola di cui io ho comprato il kit, mo ve la fo vedè, è una scatoletta carina carina. È questa. Io ho comprato il kit per fare questa scatola. Qui c'è tutta la spiegazione, quindi non ve la posso far vedere, ma volevo farvi vedere se si riusciva a capire com'era aperta, ma no. Comunque ha degli scomparti dentro, ma non la fa vedere.
due cassettini, se mai riuscirò a farla, poi ve la farò vedere. Ci sono comunque dei modelli davvero carini, come vi ripeto, non mi piacciono le fantasie che sono state utilizzate, però li degustibus, ed è giusto che uno faccia con quello che ha. Questi sono i modellini racchiusi in questo libro, e questi sono invece gli altri racchiusi in questo. Vi avvicino così voi vedete, e questi gli altri. E questi sono i due libri. Qualcuno mi disturba ancora. Mamma mia. Ok, se n'è andato Mattia. Ultimo acquisto, ma io mi sono innamorata di queste creazioni. Stupendo. Non riesco a fare un video per 15 giorni e l'unico pomeriggio in cui decido di fare il video è il pomeriggio che è più disturbato di tutti. Vabbè, va bene. Vi dicevo, ultimo acquisto e mi sono innamorata di tutte le creazioni che c'erano in questo stand. Stupende, meravigliose e sicuramente comprerò ancora qualcosa. A parte la scatolina, guardate voi che delizia, stupenda, stupenda, delle antiche fuseruole maioliche Deruta. Sono tutte creazioni di tali, spille, portaforbici, collane fatte con le maioliche e io mi sono fatta tentare. Mi sono fatta tentare, ma non da una maiolica tradizionale, ma da questa bella maiolichina con mini. Guardate che carina. Io l'ho comprata però non tanto come collana, che comunque è una collana, perché voi la mettete. Adesso io ve la faccio vedere, ma che poi se mi alzo in piedi non vedete niente, vedete? Ma qui ha un gancio e ci si può mettere la forbice attaccata, oppure, cioè sia la forbice che il vostro puntaspilli. Quindi quando voi state lavorando e siete sedute in poltrona, qui, adesso ovviamente giù qua voi non la vedete, però qui voi avete attaccato il vostro puntaspilli e dall'altra parte la forbice e avete tutto a portata di mano. Trovo che siano delle genialate e oltretutto sono meravigliose, cioè questa è stupenda. Stupenda, 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 davvero. Ma c'erano di quelle cose, di quei ditali. Mamma mia, che gioielli, stupendi. Questi sono i gioielli che piacciono a me. Ebbene, io per quanto riguarda fili senza tempo, non ho più nulla da farvi vedere. Direi che comunque ho avuto un bottino abbastanza sostanzioso. Speriamo ora di riuscire a iniziare a fare qualcosa. Adesso sto lavorando tanto a maglia e uncinetto perché ho un po' di cose da fare, da finire. Ma visto che stiamo parlando di ricamo, vi faccio vedere anche degli acquisti che ho fatto su Temu, perché ho in mente dei regali da fare, e sono questi medaglioni. Allora, io li ho comprati per il medaglione perché non li avevo mai visti e mai trovati, e ho preso l'occasione. Se non mi ricordo male, il tris da 4, da 4 o da 3? Sì, il tris da 4 non esiste, il tris da 3, ma non mi ricordo se era una confezione da 4. Costava 13 euro. Compreso però di tutto, quindi del piccolo telaietto che vi serve per ricamare, ma che poi potete utilizzare per qualsiasi altra cosa. È in plastica, vabbè, non è che mi piaccia tantissimo, ma va bene lo stesso. C'è dentro il medaglione, vi faccio vedere, e anche i fili, ma se io non voglio fare questo ricamo, posso anche non utilizzarlo, questo ricamo ha dei fiori. E c'è anche la stoffa, quindi a me la cosa che interessava di più era comunque il medaglione, perché ho intenzione di fare dei regali, probabilmente non per Natale. Come vedete questo è così, poi devo vedere le istruzioni, perché non l'ho mai fatto ste robe. Poi c'è questo, dove poi ci andrà la stoffa, ok, e poi c'è la catena che mi piace molto moltissimo. Vedete? Quindi questo è uno. Con questa fantasia così. Poi c'è il secondo che ha questo ricamo che è anche carino, ma mi piaceva un casino il medaglione.
Questi li ho comprati, come vi ho detto, su Temu o Temu. Adesso vi faccio vedere il medaglions, anche questo molto carino. Il principio del montaggio è sempre lo stesso, cambia proprio la... Vedete qua c'è questo così e qui c'è il suo pezzettino di metallo sopra, anche questo molto bello. Poi vi lascio comunque tutti i link, né? E se per caso non ve li ho lasciati e qui vi ho detto che ve li lasciavo, voi chiedetemelo, ma ricordatevi che sotto nell'info box dove c'è il menu che scende a tendina trovate sempre tutto. Poi se non lo trovate me lo chiedete, io mica mi offendo, né? Ve le dico le istruzioni, però ci si mette così tanto a fare l'info box, guardatelo, guardatelo. Questo è qua e poi il terzo, poi vi faccio vedere anche il quarto che probabilmente fa parte dell'altro perché ne ho presi due kit, si sa mai che nei prossimi 45 anni io riesca a ricamarli, ma il prezzo era veramente troppo concorrenziale. E questo è l'altro medaglione che non mi pare sia uguale, né? Quello lì, pensate che vado a vedere, oppure sì. No, questo è uguale, allora è l'altro che è diverso. No, signor mio. E questo è diverso? Apriamoli tutti. Uno spacchettamento in... Ah no, sono così, sono proprio tutti... Cioè, cambia il ricamo, ma lo schema è comunque sempre... Cioè, il modello è sempre lo stesso, no? Allora sono a gruppi di tre, due in un modo e uno in un'altra maniera. Comunque, questo è. E come ultimo... Ah, no, non vi ho fatto vedere una cosa. Ho comprato sempre a fili senza tempo questi charms che mi piacevano così tanto. Natalizi, o non natalizi, ma mi piaceva un casino il colore con la coroncina, il funghetto, il cuore, il gattuccio. Che non so, magari ci posso fare dei segnapunti. Il cuoricino, questo è il funghettino, dei segnapunti da regalare o da regalarmi, mo vedo. Anche questo l'ho comprato in uno stand francese. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, che mi è stata regalata dalla mia carissima amica Claudia, che ha un canale su YouTube, ma la conoscerete, Clavelelaine. O Clavelelaine, non so mai come si dice, comunque lei è Claudia, dove mi ha regalato, mi ha fatto questo piccolo regalo, ma molto molto prezioso, piccolo in termini di dimensioni, è preziosissimo, perché nelle nostre chiacchierate, dove parliamo sì di maglia, ma parliamo delle nostre vite, parliamo delle nostre esperienze, parliamo di tutto, siamo delle amiche, quindi parliamo un po' di tutto. Io le avevo detto che mi interessava molto avvicinarmi alla tecnica del sashiko, questa tecnica giapponese, ma che ne so veramente molto molto poco. E lei è andata in Giappone qualche mese fa e mi ha portato questo splendido regalo, cioè questo pezzo di stoffa, che poi non so perché è davanti. È ricamato, no? E dietro è così, quindi magari ci posso fare una borsettina, un piccolo cuscino, non lo so, dove c'è già lo schema, vedete, disegnato, ma poi quando si lava andrà via. Infatti, le istruzioni che ho tradotto dal giapponese con Google Translate dicono di non lavarlo o comunque non bagnarlo perché poi appunto il disegno verrà via. Per imparare a fare il sashiko o lo sashiko, non so come si dica, e mi ha anche regalato il filo per farlo. Quindi questo è uno dei lavori che invece vorrei proprio provare a fare, anche perché ho comprato un corso su Domestika a 9,90 euro, dove spiegano in inglese ma con i sottotitoli in italiano come iniziare a ricamare con la tecnica del sashiko, e questo mi incuriosisce molto, ma me lo tengo per un periodo in cui sono tranquilla, alla sera posso mettermi al PC e ascoltare bene
una lezione. Quindi penso lo guarderò nelle vacanze di Natale, che spero di essere abbastanza tranquilla. Per il momento adesso ci sono tutte le cose da fare per la preparazione del Natale, ci sono anche varie visite della mamma che deve fare di controllo e quindi devo avere la mente proprio più pronta ad assimilare informazioni. Bene, ragazzuoli e ragazzuole, qui imito la mia amica Ari. Io penso di avervi fatto vedere tutti i miei acquisti che ho tolto oggi dalla borsa di Fili Senza Tempo, perché lo sapete benissimo, quindi adesso dovrò anche sistemarli. Sono contenta di essere riuscita a registrare, ne avevo proprio voglia di farmi una chiacchieratina con voi. Ho in mente un nuovo modello di video perché in questo momento non riesco a parlare di beauty perché non sto provando nulla. E dai, adesso pure il cane. Stai zitto, 5 minuti e abbiamo finito. No, non è possibile. Vieni qua, vieni a farti vedere qua. Vieni su, vieni qua. Ecco, vai, adesso arrivo. Scusate, non interrompo perché sennò qua non finisco più. Avevo in mente una tipologia nuova di video che vorrei chiamare pomeriggi d'autunno o poi sarà pomeriggi d'inverno, dove parleremo in maniera un più succinta, se ce la faccio, di un libro qualsiasi, anzi soprattutto i miei libri illustrati di ricamo, di cucina, non lo so, di maglia, di qualsiasi cosa, cioè i libri che mi sono piaciuti o che ho acquistato. Illustrati e magari di una tisana, non so, cioè proprio come se fosse una chiacchierata piacevole intorno al tavolo della mia cucina, dove c'è accesa una candela, dove ci stiamo gustando insieme una tisana e facciamo così una breve chiacchierata. Ma vi saprò dire se riuscirò a fare questa cosa. Io nel frattempo vi ringrazio, vi saluto, mi auguro che tutti stiate bene. Volutamente non ho voluto parlare della situazione della guerra perché cerco di pensarci il meno possibile, anche se sto facendo delle cose a livello di volontariato che possono comunque aiutare chi è nel bisogno. Però in questo spazio, in questo momento, no, voglio cercare di essere il più serena possibile. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, vi abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!